Winnie Teppu, un setta sciocco un po' goloso. Winnie Teppu, quello preferito sei tu. The Siglone Show estate! Iscrivetevi al canale, lasciatevi un bel like, condividete e voglio più commenti in questa puntata. Grazie! Buona estate a tutti! Ciao a tutti amici iscritti e oggi recensiremo sul The Siglone Show estate Winnie the Pooh. Nella scorsa puntata non ha fatto molto successo, la puntata scorsa che non ha fatto molto successo. Va bene. Winnie the Pooh è stato il mio primo cartone animato preferito, che parla delle avventure di un orso di peluche giallo che adora molto il miele e dei suoi amici peluche che vivono nel bosco dei 100 acri, che con Christopher Robin, creato da Alexander Alan Mylin, prodotto dalla Disney, nato nel 1926, ideato da Alan Alexander Mylin, che dei libri e dei romanzi poi in Italia vede un nome italiano come Nini Puff, poi Winnie Pooh e un vasto di merchandising, come il gioco degli anni 50 Winnie Pooh, l'orsetto ghiottone, con la vecchia versione di Tigro, Pimpi e The Castor, tratto dall'edizione Cicogna, che è deceduto nel 1925. E il gioco è diventato raro, ne ha fatto anche uova di Pasqua, cose, edicola, eccetera, anche giocattoli. Inizio. Poi negli anni 60, dopo il grande successo di libri di Winnie the Pooh, produscono i cortometraggi e i film di Winnie the Pooh, tra cui Le avventure di Winnie the Pooh del 1977, passando fino nel 2011 con Winnie the Pooh Le nuove avventure del bosco dei 100 acri, che poi hanno fatto anche due live action, cioè vi presento Christopher Robin e Ritorno al Bosco dei 100 Acri, dove Christopher Robin è già cresciuto ed è grande, che incontra di nuovo Winnie the Pooh e i suoi amici. E producono anche serie animate come Winnie the Pooh Corn, che è una vecchia serie live action ma è trasmessa in Italia, che è dell'anno 85 su Disney Channel, sul France 3 del contenitore. Poi c'è Le nuove avventure di Winnie the Pooh dell'89 fino al 92, che parla delle vecchie avventure senza Christopher Robin. Poi abbiamo il libro di Pooh, che parla delle avventure di Winnie the Pooh e i suoi amici, che parla del libro. E per finire I miei amici di Tigro e Pooh, che fa un po' brutto, personaggi strani, The Castor chiamato il Castoro, Effie. E sapete una cosa, il mio preferito in assoluto è Winnie the Pooh e gli Effelanti, e tra cui anche i personaggi sono Winnie the Pooh, che è un orsetto giallo che adora molto il miele, maglietta rossa, e lui va pazzo per il miele, lui è un fan per il miele, che ai suoi migliori amici inseparabili. Winnie the Pooh è un orsetto giallo divertente. Poi abbiamo anche Tigro, che è un tigrotto che saltella. Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono le lecchie dei tigri, gli amici di elasticità, guarda come delle bande tutte intorno a sé, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono sassatoni, non vado in giro in pigiama, sono davvero faceto, chi mi conosce mi ama, è per questo che io ripeto, la cosa più bella dei tigri è che sono davvero uno strazzo, non sono né grassi né magri, ma a volte fanno un po' cazzo, e io oggi mi vesto dimentito come un diavolino, ma è bello pensare che tigro più tigro nel mondo sono io. Che Tigro è
divertente, molto pazzo. Vai, tigro, molto pazzo. Poi abbiamo anche Pimpi. Pimpi che è un maialino, miglior amico di Winnie the Pooh, che abita in una casa The House. Pimpi è divertente, ma poi c'è anche il maialino che in verità prima mi sembrava che è una femmina e poi è un maschio, perché è un maialino maschietto come Porky Pig. Poi abbiamo Io, che è un asinello che ce l'ho come peluche. Io è un asinello molto noioso, burbero, che abita in una mini casetta di tanti tronchi qua. Io è noioso. Poi abbiamo anche Tapo. Tapo, che è un coniglietto burbero, giallo, un coniglietto vero e nudo, che è molto molto arrabbiato, che ha un campo di carote, un campo di frutta e verdura. Tapo è scorbutico, giallo, divertente, ma non ticchierà. Poi abbiamo anche Kangaroo. Kanga, che è la mamma di Ro, che lei è una tuttofare, che è l'unica femmina personaggio di Winnie the Pooh. Poi abbiamo anche Ro, che lui vuole che, anche se Tapo e Tigro diventano padri di Ro, Ro è l'unico piccolino della squadra di Winnie the Pooh, peluche. Ro è piccolino, che porta la maglietta a stavolta maniche lunghe come Winnie the Pooh. Ro è piccolo, canguro dire. E poi abbiamo anche Uffa, che è un gufo molto bello però, Uffa, che studia, lui è grande, è un gufo normale, che Uffa è un gufo noioso, che parla molto lettere e colori. E poi abbiamo Christopher Robin per finire. Christopher Robin, che è un ragazzino di Winnie the Pooh quando si è cresciuto, ma ne sa sempre con loro, vero? Christopher Robin è un ragazzo di 12 anni, va alle scuole, ma prima nei film, fino agli anni 2009, aveva i puntini qua, ma poi nel 2011 è diventato occhi così, come per il successo dei miei amici di Grepù, della bambina, che non so il nome ancora. Va bene, va bene. La mia opinione è che Winnie the Pooh è il mio personaggio dei cartoni preferito in assoluto. Fa sempre belle avventure con i suoi amici, divertente. Ma poi non mancate di Del Castor, che è un castoro che fischia, ok? Va bene, non c'è niente da dire su Winnie the Pooh? Bene. E ricordate il libro di Pooh del 2002 fino al 2003 e I miei amici di Winnie the Pooh del 2007 fino al 2011. Iscrivetevi al canale, mettete più mi piace, condividete e commentate. E alla fine del video vi lascio sempre immagine ufficiale, che è sempre alla fine del video, no? Ma quando avrò maggiorenne o quando avrò il cellulare, chissà se metterò immagini normali, chissà, di cartoni. Lo scoprirete in futuro, nel 2025, con il concluso del Ciclone Show? Non lo so. Seguite la playlist di The Ciclone Show, stagione 1 estate e la puntata precedente. E noi ci vediamo al prossimo video. Buon Winnie the Pooh a tutti. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, un orsetto sciocco un po' ghiottoso. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, quello preferito sei tu. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, un orsetto sciocco un po' ghiottoso. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, quello preferito sei tu. Oh, rabbia.